un effetto sorpresa all'ultimo secondo. Sorpresa molto gradita. Allora, prima che Don Claudio faccia la benedizione della targa, giusto due parole perché è necessario ricordare una persona che ha, suo malgrado e con volontà piena, fatto un atto eroico per questa nostra comunità. Tante persone non hanno subito danni più gravi in quella serata del 7 agosto del 1982, quindi 41 anni fa, grazie a Giacomo Cito. Quindi lui aveva in sé un germe che spero possa sempre essere più forte nella comunità di Pietra dei Fusi, il coraggio, la benegazione e sicuramente un grande senso civico che per tanti anni è mancato in questa cittadina. Quindi che Giacomo Cillo, che si perpetua con lui, continua con lui nel nome e nella tradizione, insieme a me scopriamo la targa, con Claudio che ringraziamo per la presenza e la benedirà, e verranno trasmessi tutti gli atti domani mattina alla prefettura per la titolazione, quindi lo ricordiamo per sempre in questo modo nella nostra comunità, ringraziandolo per il sacrificio che ha fatto. Grazie Giacomo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. La storia di un popolo ha nelle sue occasioni un momento forte di presa di coscienza di ciò che costituisce il fondamento e la norma del bene comune, in una tavola di valori che deve rifarsi a Dio Padre, da cui discende ogni vincolo di fraternità. Per dare voce a questa consapevolezza e superare il disagio che emerge dal divario fra il progetto e la realtà, siamo invitati a guardare Cristo, che sulla croce ha stabilito il patto universale di riconciliazione e di pace. In Lui primogenito tra molti fratelli si infrangono le catene di ogni schiavitù e si aprono nuovi orizzonti di solidarietà nella giustizia e nell'amore. Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. Benedetto sei tu, o Dio nostro Padre, sorgente di speranza e di vita, da te discende la forza dello Spirito che trasforma l'aggregato umano in una vera comunità di uomini liberi. Illumina e proteggi la nostra comunità, alla quale hai dato nel corso dei secoli tanti segni della tua benevolenza. Fa che cittadini e governanti mantengano saldi i fondamenti della civiltà umana e cristiana di cui si è fatto garante Cristo nostro Redentore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. A parlare, però è doveroso, non ti emozionare, vai Andrea, vai, vai. Vai Andrea, un applauso, vai Andrea, vai. Ringraziare questo gesto, che io mi sento male. Più tardi forse. Ringrazio tutti, in particolare l'amministrazione e tanti amici che ci hanno messo tanto per questa cosa bellissima. Grazie. Grazie a tutti. La
calma, con calma, vai, vai. Grazie. Grazie. Sta pure Giacomo. Va, Vai, ascoltiamo, dai. Fammi vedere un po' che piccolino. Vai. Mio nonno purtroppo non l'ho conosciuto, è arrivato tanto, perché penso che i nonni siano un dono e chi ne ha è fortunato. I nonni sono come punti cardinali, sono le tue radici che conferiscono un'impronta emotiva indelebile. Però anche se personalmente non l'ho conosciuto, è come se l'avessi fatto attraverso i racconti che nonna mi ha sempre in questi anni raccontato, ed è proprio attraverso questi racconti che sono stati fatti con orgoglio, amore, con occhi sognanti da parte sua, che ho capito che mio nonno era un uomo di altri tempi, dal cuore buono. Non solo tramite i racconti poi ho potuto capire di che persona si trattasse, ma anche attraverso i tratti caratteriali di mio padre e i miei zii, già Daniele e già Angelo. Persone altruiste, che prima pensano agli altri e poi a loro stessi. Mio nonno era un eroe, che si è buttato tra le fiamme di un incendio e ha sacrificato la sua vita per quella degli altri. E porto con onore e fierezza il mio cognome. Grazie, perché finalmente dopo 41 anni, oggi possiamo vedere la gioia sul viso di mio padre, di mia nonna, di mia zia, e soprattutto posso percepire, posso sentire anche la gioia di mio zio Angelo, che sicuramente mi sta ascoltando adesso. Ciao nonno! Grazie a tutti per la partecipazione, non sarà solo una targa a ricordare a tutti che Giacomo Cillo è esistito, Giacomo Cillo ci ha insegnato qualcosa e con questi gesti non ce ne dobbiamo essere più bisogno, questa è una cosa abbastanza, sono emozionato anch'io, vabbè, abbastanza chiaro, però mi raccomando. Questa deve essere una comunità unita, ma non solo a chiacchiere, ve ne prego, siamo pochissimi, in 10 anni abbiamo perso 800 abitanti, ma non è che l'abbiamo perso perché vanno via per il lavoro o per altre cose, perché non c'è più senso della comunità, se riusciamo a riprenderla, al di là dei personalismi, forse, di preterusi, reggerà ancora per qualche secolo. Bene, grazie, buona giornata. Oh, salve!
giù, è brutto, non si riesce a parlare giù. Cosa? Ciao amici. Andrei, poi c'è una bella ripresa. Sì. Bravo Andrea, belle parole. Belle parole. Sei brava, Rosella. Sei matta.